Ciao a tutti, oggi prepariamo il cavolfiore al gratin e quindi vi insegno anche a fare la besciamella. Si può fare con il broccoletto romano oppure con un cavolfiore normale. Noi useremo il broccoletto romano. Gli altri ingredienti sono sale, farina, noce moscata, burro, parmigiano grattugiato e latte. Puliamo il cavolfiore e poi dividiamolo in cime. Puliamo anche le cime. Lavatelo bene, cima per cima, e cuocere in acqua bollente per 10 minuti. Scolare il cavolfiore. Nel frattempo, versare il latte in un tegamino e scaldarlo. Prepariamo il roux per la besciamelle, mettiamo il burro in un tegame e facciamolo sciogliere completamente. Una volta che il burro è sciolto, togliere il tegame dal fuoco e unire la farina, mescolando fino a che non si amalgama al burro. Rimettere il composto di farina e burro sul fuoco e a fiamma bassissima cuocerlo per qualche minuto, sempre mescolando. In questo modo la farina, cuocendo, diventerà digeribile. Versare il latte ormai tiepido a filo sul composto e iniziare a sbattere con la frusta fino a ottenere una crema omogenea. La crema dovrà essere senza grumi e completamente liscia. Poi pian piano potete continuare ad aggiungere il resto del latte tiepido. Aggiungere la noce moscata. Dipende dal vostro gusto la quantità e il sale, ricordandovi che poi ci andrà il parmigiano che è saporito. Cuocere la besciamella a fuoco bassissimo e sempre mescolando finché non si addensa, velando il cucchiaio. La besciamella è pronta, densa e liscia. La togliamo dal fuoco. Aggiungiamo il parmigiano reggiano. E mescoliamolo fino a che non si amalgano. Disporre il cavolfiore in una terrina e distribuire la besciamella. Infornare a 200 gradi ventilato per 15 minuti o finché la besciamella non sarà dorata. Il cavolfiore gratinato è pronto, bello dorato e buon appetito!